No, non sono io che mi muovo. Come non sei tu? Chiara, cosa stai facendo? No, Chiara, non sono io. Chiara, mi stai ammazzando! No, non sono io, non sono Chiara! io. No, Chiara. Allora, ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo video della hardcore di Minecraft. In pratica, se moriamo in questa hardcore, moriamo per sempre. E in questa hardcore ci sono anche delle mod abbastanza carine, secondo me, tipo questa del tempo atmosferico. E possono arrivare tornadi, cose strane. Poi c'è anche la Biome of Plenty, mi pare, Chiara, giusto? Sì, certo che comunque inizia proprio bene sto temporale. Eh sì, perché poi noi abbiamo giocato un po' per raccogliere un po' di cose, tipo, vedete qua nell'inventario. Abbiamo raccolto un po' di cose, si è fatta notte. Quindi, ora, il punto è codesto, cari miei dunisiani. Cos'è che facciamo? Aspettiamo qua la notte, perché io sinceramente non andrei in giro la notte a rischiare la vita, siccome è molto No, neanch'io. pericoloso. Cioè, è pericoloso. Vedete, poi là, guardate, c'è uno zombie. Adesso vi faccio vedere. Vieni, Chiara, vieni con Zombie me. assassino. Sì, allora, questi zombie Paura. assassini sono più zo cioè, vedete, hanno già tutta un'intelligenza diversa. Guardate, poi vanno in massa, capito? E cioè, ne spawnano 20.000, vedete? No, Chiara, no, Oddio! No, no, no. tu sei Scherzavo, pazzo! Corri, scherzavo. Corri, corri, ritirate, vedete? Non è, cioè, non è corri! Oddio! possibile. La notte è impossibile. Cioè, non, no, è impossibile, veramente. Chiara, però, se ci infiliamo qua e poi dobbiamo scappare, ma che cosa facciamo? Chiara, no, vabbè, mai visto? No, Chiara, impossibile. No, 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 Chiara, Via, scappiamo. via, via, via. No, Scappiamo. pure qui. Dove? No, impossibile. Dietro, Allora. dietro. Oddio, oddio, oddio. Oddio. No, 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 Chiara, no, no, no. no, 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 Via, 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 impossibile, via, via. impossibile. Allora, Dove facciamo una sei? Dove cosa. sei? No, io non ho le torce, Chiara. Dove sono le torce? Non ci vedo niente. Chiara, ci sei? Ce la fai? Dov'è No. No, non che ci sono, non sei? ci sono. Dove sei tu? Non lo so, cioè, nel senso, sono in una foresta, ci sono degli zombie qua, non so dove sei tu. Oddio, inizia proprio male. No! Direi. Scheletri! No, 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 Dennis, no. No. Chiara, tu dov'è Non è che sei fattibile, non è scappata? fattibile. Allora, Una senti, foresta, palude, diciamo. Ok, fai Sono così. pure caduta. Fai così, Ok. tu vai, entra nella terra e poi ci rifugiamo qua finché non arriva il mattino. Ok, va bene? Ok, è arrivato il mattino, però, cioè, guardate qua, secondo me si sta per formare un tornado, ragazzi, perché Sì. guardate, oh mio Dio, allora Chiara, assisteremo ad un tornado, sei contenta? Che ne dici? Diciamo, Intanto. non è che sia una cosa molto bella, ecco però. In effetti non è bella, però secondo me è molto emozionante. No, Dai, il guardate. primo tornado. Sì, poi guardate le nuvole qua, c'è inquietantissimo comunque, ma anche bellissimo secondo me. Allora, facciamo una cosa, prendiamo il cibo se lo troviamo assolutamente, perché qua c'è tutto un casino se vedete ragazzi, perché poi ci sono foglie che volano, animali che muoiono, cioè, a zombie, orde di zombie che ci vengono ad attaccare, quindi è pericolosissimo questo mondo, dobbiamo stare attenti e anche voi dunisiani ci dovete dare consigli, perché così riusciamo a sopravvivere di più grazie al vostro aiuto. Qua Chiara io ho trovato una caverna molto profonda, ma direi che non è il caso di No, andare. direi proprio di Esatto. no. No, 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 non è il caso, non c'è proprio direi di no. Allora, una cosa che possiamo fare adesso è cercare un rifugio permanente. Io direi che una di quelle torri, se riusciamo a farla diventare nostra, Chiara, allora diventa sicuramente una casa abbastanza buona, secondo Ma non siamo ancora pronti, secondo me. Non va bene. me. Questo è vero, però possiamo andare a vedere cosa c'è lì dentro, possiamo dare una spizzata, eh? Una Proprio ci tieni? spizzata, una spizzata proprio così Una veloce. spizzata, una pizza in faccia. Una pizza in faccia, esatto, brava Chiara. Allora, andiamo a vedere qua la torre perché c'è sincera Amanda. Io voglio vedere, poi qua il video sta di nuovo il video Cosa? sta di nuovo degenerando come al solito, perché voi dovete sapere che oggi è tipo da tutto il giorno che cerchiamo di registrare, amici tunisiani. Ecco. Intanto io guardo il minutaggio qua al lato per vedere, no? Spizzo le mie cose anche qua. Io spizzo continuamente, no? A volte mi sento proprio scemo. Ecco, allora qua ci sono degli spawner che romperemo subito, Chiara, romperemo subito. Oddio. Perché è impossibile, se no. E poi qua c'è una cassa. Schifo. Allora, fanno proprio altamente, diciamo, schifo per non dire qualcos'altro. Però qua io Qui c'è una so, scala. ecco, immaginavo, qua si saliva, cioè io immaginavo si salisse. Quindi dobbiamo stare attenti, ma come mai non spawnano? Ecco, come non detto, spawnano invece. Ah, grazie, me lo lancia addosso. Ah!
Madonna Chiara, mi hai spaccato i timpani letteralmente, evita di rifarlo. Allora, qua c'è una bellissima ascia, che poi, allora, stiamo troppo zitti, allora, ognuno si deve organizzare parlando, che, da dove caspita nascono sti zombie? Vengono da sopra, da qua. Da sopra, ah. Abbiamo dei buchi, cioè, infami proprio. Che schifo, proprio dei buchi che cadono, io veramente boh. Chiara, oddio! Via, dietro front. Come hai detto tu, non siamo pronti, andiamocene via, ciao. Via. No, non voglio più. I ragni ci inseguono. Io li ho visti con la coda dell'occhio arguto genuro. Genurio è il mio occhio. Allora. Allora. Dobbiamo stare attenti. La calma. Dobbiamo stare attenti perché qua ci possiamo morire, Chiara. E se ci moriamo una volta, sai come va a finire, no? Cioè che finisce la serie. Non vogliamo. Appunto. Ah. Cosa hai fatto? Sono andata dall'altro lato. Perché tu come al solito sei molto un genio. Io intanto mi hai visto? Organizzo un po' le cose nell'inventario. Un po' mlml, no? Che è un po' il nostro motto. Il mlml, il motto del... Ma infatti. Sì, esatto. Allora, il tempo come dici che sia? Ecco, là continua ad esserci questo vortice, no? Che fa tutto così come una turbina. Come tutto turbo proprio. Non finirà mai. Sì, esatto. Comunque, Chiara, ho tre di lana. Hai visto? Cosa? Ma scusa, mi è sembrato a me oppure c'è stato un fulmine qua vicino? No, non l'ho visto. Allora, o sto impazzendo io ho visto un... Vabbè, non lo so. Ci sarà stato un fulmine qua vicino. Può essere, non so. Vabbè. Può darsi. Prendo altro carbone. Sì. Allora vai, tu prendi il carbone, io ammazzo le pecore. Perché, sai, sinceramente, mi spiace amiche pecore. Voi siete molto amiche, però ci serve sia la lana che la carne. Quindi non si può negoziare una cosa di questo tipo, no? Devo parlare in termini un po' più, cioè, capito? Perché, cioè, cosa vuol dire negoziare? Cioè, tu lo sai, Chiara, cosa vuol dire? È logico. Ma hai capito quello che ti ho chiesto? Cosa vuol dire negoziare? Cosa vuol dire? Significa logico. Comprare. No, avevo capito un'altra cosa, Brosce. Vabbè, non significa esattamente così, però in pratica sì, si scambia. Esatto, scambiare. No, ma scherzi! Fatto? Cosa hai fatto? Tenere un buco, aiuto! Attenta, perché qua va a finire male se cadiamo nei buchi. Bisogna evitare i buchi come la... come qualcosa di molto brutto, perché sono non sono belli questi buchi, per cui sono troppo profondi pure per noi, quindi ma cosa? Quindi, ma Dennis, quindi, ma cosa c'è? Sto dicendo la verità, quindi cioè, capito, evitiamo di suicidarsi. Però Chiara, allora io ti faccio una domanda. Sì? In questo momento, allora guardami, allora con i tuoi occhi arguti ora mi rispondi. Vorresti vedere uno di quei biomi della Biomo Plantis, quei biomi bellissimi, quelli che ci sono, tipo, no, quelli tutti quanti mle, che dici Amea Dea, così, tipo, no? Ma subito, cioè, guarda. Sì? Ok, perfetto. Sì. Io intanto, se vedevate che stavo guardando giù, è perché a volte guardo il minutaggio del video, però è talmente piccolo che non si vede. Sì. Devi sapere queste cose che io faccio a volte, che non le faccio per niente apposta. Comunque, allora, Chiara, per andare, vedi, era qua vicino. Sì. Ecco, bene. Allora, per andare a trovare uno di questi biomi, bisogna esplorare. Ce n'è stato un altro qua in mare. Allora, bisogna esplorare tanto, quindi direi di andare ad esplorare. L'unica cosa che possiamo fare in questa, cioè, nel senso, non è l'unica. Per ora? Sì, per ora sì, anche perché poi più avanti, se ci dite voi tunisiani cosa pensate che sia, insomma, se ci consigliate le mod da fare, noi le faremo, pure tipo delle quest, hashtag Dunis Quest, oppure hashtag Hard Quest. Ecco, ve lo scrivo anche come si scrive, hashtag Hard Quest, cioè così, e poi dopo qua Hard Quest, e poi scrivete tipo mlmlml, capito? Cioè, non scrivete questo perché sennò poi dopo... Capito? Cioè, no, però mi scrivete, no, tipo, buttati giù da un palazzo di 230 metri e io lo faccio. Però poi dopo, se muoio, è colpa vostra. E pubblica pure il video. Sì, pubblico il video perché, cioè, ovvio, no? Allora, carissima Chiara, noi dobbiamo continuare a camminare a lungo e largo finché non troveremo uno di quei nuovi biomi straordinari, uno di quei nuovi Oddio, biomi... Oddio, hai sputacchiato sangue. Sì, ecco, sì, esatto, perché per chi non lo sapesse, in questo modpack c'è anche, tipo... una cosa che ti fa uscire il sangue, è un po' brutto.
e anche a quanto pare che levitano gli alberi, perché bellissimo. Questo è, sì, è molto bello. Un spettacolo divino, indimenticabile. Sì. Comunque, Dennis, ho 6 di lana, possiamo fare 2 letti. Brava, falli. Allora, craftali. Io... Ok, aspettami. No, sì, tranquilla. Io salgo qua sull'albero, do una scrutata generale qua, e vi dicevo tunisiani. Una scrutata, proprio come le scrofe. Vabbè. Cioè, le scrofone, sei uno scrofone tu. Allora, innanzitutto tu sei una scrofona, primo. E secondo, stavo parlando con i tunisiani, quindi non interrompo. Allora, cari tunisiani, io vi dicevo, ci sono biomi straordinari, posti bellissimi che in Minecraft non si trovano, ok? Ci sono biomi, mamma mia, proprio scabaspami, capito? Scabaspami, che vuol dire cose bellissime, no? Sì. Ecco, certo. Bene. Anche Chiara ne è convinta, ragazzi. Cosa volete di più? Cosa volete di più? Se Chiara è convinta di una cosa, fidatevi, che vuol dire che tutti lo sono. È logico, cioè, ma ti pare? Esatto. Allora, allora. Esatto, cosa? No, adesso... non ascoltate. No, un po' stavo fuori scherzando. Di zucca, cioè, un po' siamo fuori... capiti. Sì, vi capite, sì, ma vai via. Allora... Sporcato un albero, dai. Chiara, allora, questa volgarità io da te non me l'aspettavo. Cosa? E per questo io, guarda, ci sto facendo un pensierino a darti una spadata. Perché sinceramente no. A sporcare con un sangue un albero, proprio no. Allora, sta avendo notte. Di nuovo. Non vorrei dirlo. No, per favore. Vabbè, abbiamo i letti. Ah, giusto. Che bello. Dormiamo sugli alberi, vai. Vai, che bella... No, non si può dormire sugli alberi, vero? No. Eh? Che si può? Parla bene, mannaggia ciancioncini! No, non si può dormire sugli alberi! Così è troppo, però, perché sennò il tuo microfono già hai... Cos'è che hai il tuo microfono dentro? Tipo, ha le cavallette che fa cose strane, capito? Quindi, cioè... Ma come? Già queste cavallette che fanno cose strane dentro il tuo microfono, poi tu ci urli e il tuo microfono impazzisce, cioè... Ah, devi anche cercare di capire il tuo microfono e dammi subito il mio letto, se no, capito? Subito, vieni. Grazie, ok. Sporco di Dennis, no. Allora, non guarda, il tuo letto, non ne parliamo perché tu non ti lavi tipo da metà secolo circa. Cosa? Scherzo, infatti ti regalerò un fiore. Cosa? Tieni. E ci devo farmelo spalmare addosso? Sì, perché puzzi. No, io sono stupida. Allora, dai, andiamo. Non so, però, cioè, dai, non sto trovando nessun bioma. Allora, adesso, carissimi tunisiani, che poi non so perché adesso vi chiamo tipo carissimi tunisiani, carissimi amici, un carissimi. Po'. Carissimi. Un po' da rinco, diciamo, per non dire qualcos'altro. Oh no, non si può dire. Chiara, perché io ho degli amici che non sanno parlare in modo senza dir parole brutte. Allora. Non volevo, giuro. Non volevi, bene. Vabbè, allora. Mi scuso. Veramente con tutto il cuore, con tutto il corazon. Ma perché? Cioè io sciocco Basilio. Allora, se qualcuno si sta guardando questo video, mi scuso per il cringe. Perché io, cioè, già mi sto cringeando io di mio. Quindi, cioè, immaginate voi che... Ma va. Ma va. Allora, quindi, dicevo, tunisiani, facciamo il canto del bioma. Ma qui siamo dove eravamo prima, all'inizio. Ah. Allora, tunisiani, facciamo un altro canto di questo, madonna, di, ma... Vabbè, facciamo una cosa chiara, craftiamoci una barca e andiamocene via in mare, nel lungomare, via per sempre, addio, ciao. Ciao, forza. Subito. Brava. Ok, siamo arrivati vicino ad una terraferma, quanto vedo. Realmente. Sì, abbiamo camminato in lungo e in largo, ci siamo anche fermati su altre isole. Però erano sempre isolette piccole. E poi là abbiamo anche trovato il tempio sottomarino. Però non abbiamo trovato biomi della Bay of Plenty, ragazzi. Cioè, allora, se avete tipo qualche consiglio da darci per trovare questi biomi, volentieri, cioè, li accettiamo, perché io non so come si trovano. Quindi scrivetecelo nei commenti se sapete come si trovano. Però allora, questo posto mi sembra anche molto carino. Anche c'è una pianura. La lava. Esatto, c'è la pianura. Ci sono le pecore, quindi ci sono anche gli animali, no? Per poter sopravvivere ancor di più. I nini. Esatto, i nini, che sarebbero i maialini di Chiara, perché lei li chiama così, i nini. E quindi questo, cioè,
Allora, però, non lo so, Chiara. Allora, no. dimmi un tuo pensiero. Allora. Allora, io penso che la mod non è giusto che non vada così, perché i biomi della, di quella mod, ecco, sono belli. E mi dà una e poi una schifosa palude, tutta morta, tutta verde, vomito. Che schifo. Esatto, e questo è quello. Allora, il problema è che in realtà noi stiamo facendo una serie moddata, però cioè nel senso, in questo momento sembra quasi vanilla. Quindi se voi riuscite a consigliarci anche altre mod che voi conoscete, perché noi non ne conosciamo molte, allora saremo ben contenti di usarle e anche di, diciamo, di mettervi... Sperimentarle. Esatto, e anche di mettervi nei prossimi video, assolutamente. Cioè nel senso, faccio lo screen e vi metto il commento nel prossimo video. Cioè, capito? Chi è che non vorrebbe... Sto parlando con Chiara in questo momento, è Dunisiani. Chi è che non verrebbe, sì. Insomma, essere presente nel video di Dunis? C'è qualcuno che... Ah, la pecora ha ucciso Chiara. Ma vabbè, cioè Chiara è proprio una scarsa fatica, non riesce nemmeno ad uccidere... No, vabbè, scherzo. Guarda, ti regalo un blocco di legno. Allora, andiamo. Bello il blocco di legno, Dennis. Bellissimo il blocco di legno. Anch'io devo imparare a parlare meglio, perché secondo me, se sto parlando in questo modo, porca miseria, a me adesso mi do gli schiaffi da solo. Era anche abbastanza forte, in realtà. E devo parlare Fragilino. Bene. Allora, tu sei come questa palude, ok? Fragilina. No, sei proprio Porta. Una melma. Per non dire qualcos'altro. Come questa palude piena di melma. Allora, dunque, ti spingo giù dal cucuzzolo, che sarebbe la montagnella. Chiara, allora, siamo seri, siamo in una missione e dobbiamo affrontare le cose con serietà. Allora, dunque, noi ci siamo. Esatto. Cioè, io boh. Cioè, cos'era quell'esatto? Cioè... Esatto. Sì. Allora, io mi stupisco sempre di più delle persone che ho intorno, boh, cioè sinceramente mi fanno anche paura a volte, poi con quella spada, no? Chissà cosa vuole fare, boh. No, non fare questa voce perché io so quello che vuoi fare. Allora, no, caro, ti sbagli. Ok, spero di sbagliarmi allora. Dunque, però, allora, cioè, cos'è che... Allora, sto facendo Robin... Ma cos'è che stiamo facendo? Cioè, nel senso, cos'è che stiamo facendo nelle nostre vite in questo momento qua su Minecraft, perlomeno? Chiara. Niente. Esatto, niente. E noi dovremmo far vedere qualcosa ai tunisiani, no? Cos'è che facciamo vedere? Appunto. Allora. Fai il ballo. Fai il ballo. Per favore, dai. Allora, questo video è un degenero totale. Degenero. Cosa sto dicendo? Mamma mia. Voglio vedere poi dai prossimi quello che ci accadrà, se staremo ancora così, Sì, vero. Ok, quindi in pratica qua non sto trovando molto, sinceramente. Neanch'io. Cos'è questa cosa? Cioè, oddio, che cos'è? Cos'è? Che cos'è? Ma non è tipo un'acqua speciale? Non hai un secchio? Hai del ferro, tipo? Cerca bene. No, non l'abbiamo preso. Mannaggia, allora io sinceramente non so. Allora, vado a prendere del ferro da qua. Sei sicura che non ce l'hai, Chiara, nell'inventario? Non l'abbiamo minato, non ti ricordi? Non abbiamo minato il ferro. Ah. Boh, comunque cioè, è rosso, quindi non so, sembra quasi sangue. Devo provare, proviamo. Tipo ad entrare, non lo so. Boh, ok, sì. Vabbè, ma che... Oddio. Cos'è? Cioè, non succede niente. Ma vedi che non c'è, cos'è? Ma vedi, scappavere! Come? No, non mi posso più... No, vieni fuori, cosa stai dicendo? Non mi posso più muovere. Come? Posso muovere solo la visuale. Ma come, Chiara? Dai, per favore, smetti di prendermi in giro. Ti giuro, ti faccio sentire pure il tasto. Scusa. Non riesco a muovere. Scusa. Tu sei proprio scema. Ma su che tasto stai cliccando, scusa? Lo spazio, è logico, per saltare. Ok. Vabbè, però, cioè, scusa, ma vabbè. Ok, va bene. Allora io vado. Ciao. No! No! Please! Ciao. No, please. Ma allora vedi che... Cioè, tu saresti venuta con me perché sei una caga sotto, diciamo. Cioè... Lo so. Quindi tu non riesci a muoverti. Se ti do un pugno... No. Quello no. Hai fatto il sangue. Il sangue nel sangue. Esatto. Ma no, allora questo è strano. Scusa, Chiara, esci e rientra. Ok.
Ok. Ok, ok. Rientra. Ok, com'è? Riesci a muoverti? No, non sono io che mi muovo. Come non sei tu? Chiara, cosa stai facendo? No. Chiara, non mi sono stai ammazzando. Chiara, mi stai ammazzando! No, non sono io, non sono Chiara! Io. No, Chiara, Chiara, stai ferma. Allora no. Non sono io, giuro, sto provando ad andare indietro. Quindi tu, mi stai dicendo che non sei tu? No. Ma com'è possibile? No, Chiara, dai, per favore, che abbiamo già una serie dove... giuro, non sono io, giuro. Ma non è che è Inv, scusa. No, per favore. Oddio, no, per favore. Credo che il mio personaggio non ti veda più. Può essere. Sì, perché ci siamo allontanati. No, per favore, allora, perché io non lo sapesse prima, avevamo a che fare con una persona chiamata Inv, che era un hacker che ci hackerava. Io ora non so se è lui, perché, cioè, era sull'iPad quello, non so cosa c'entri con il computer l'iPad. Però, cioè, Chiara, ha fatto tutto, cioè, prova a controllare, non so. Non riesco ancora, non riesco. Tu stammi lontano. Oh mio Dio. Non ti avvicinare, non ti avvicinare. Ok, va bene, ok, non mi avvicina. Allora. Ok, ok, mi posso muovere. Sicura? Sì. Quindi ti stai controllando adesso? Sì, sì. Ok, per fortuna, allora vieni. Ok, eccomi, allora. Vieni qua. Dobbiamo parlare, perché se succede anche qua qualcosa di inquietante, sinceramente diventa un casino. Come in tutte le nostre serie che facciamo, diventa sempre un casino. Appunto, io non capisco proprio perché. Non ha senso. Esatto. Come sull'iPad, ora anche qui. Esatto, cioè, boh, non ne ho idea veramente, cioè. Ecco, no, non andare più in questa pozza, mi raccomando, eh. No. Allora andiamocene no. via. Che poi era anche messa in un posto strano, tutto quanto... Ma appunto, nella palude. Come se fosse organizzato, esatto. Vicino a noi, perché prima non c'era. Sì, l'hai visto anche tu che non c'era? Sì, esatto, cioè, non mi sembrava di averla vista comunque prima. Anche passando, semplicemente, non c'era, come dici tu. Allora, io direi di farci qua vicino un rifugio, Chiara. Dopodiché, non lo so, cercheremo di andare avanti. Se poi questa storia delle cose strane che succedono sempre nei nostri mondi diventerà ancora più difficile da affrontare, allora la serie cambierà e diventerà una di quelle serie inquietanti in cui purtroppo cercheremo di combattere un nemico che ci uccide, che ci vuole uccidere, non lo so. Oddio, pure qui. Pure qui, sì, non so cosa dire. Perché, cioè, boh, tutti i mondi alla fine a me succede sempre qualcosa. Io sono scioccato veramente per questa cosa. Ma anch'io, perché è inquietante. Sì, cioè, non è normale che ti prende. Cosa hai fatto? Che ho fatto? Ho visto qualcosa che. Come. Non lo so, ti ho visto strano. Tipo la skin. Vabbè, forse solo la mia immaginazione, non lo so. Adesso può essere che mi stia immaginando le cose. Comunque, Chiara, vabbè, non lo so, vedremo come andrà avanti. Io direi che fateci sapere, Dunisiani, cosa ne pensate di questa serie nel prossimo video e ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao! Ciao!